Voglio chiedere il parere del professor Alfredo Stirati, perché Dimmi. ti voglio raccontare che in un viaggio in Himalaya, a Rishikesh, una delegazione italiana, abbiamo fatto questo convegno East Meet West Together for Peace, e nelle escursioni fatte nelle montagne dell'Himalaya, una sera ci siamo ritrovati a 3000 metri. In un albergo, e quindi sai che il cielo dell'Himalaya, cioè a quell'altezza, Limpido, no, non limpido, solo, ma limpido. te lo tocchi così col Ah, dito, no, è sembra proprio più sì, vicino. vicino così. Allora abbiamo fatto questo rito dell'accensione del fuoco, il cerchio di pace, e all'improvviso, guardando il cielo è diventato una miriade di luci, ma non erano stelle. Era proprio, sembrava proprio un gioco Immagino, folcloristico, vero? Silvana qui, sì. vieni, vieni Silvana. Uno spettacolo Silvana pirotecnico, diciamo, faceva parte insomma. della delegazione, quindi è una testimone come me. 50 persone ci siamo divertiti a vedere questo spettacolo veramente di zig-zag, di luci. Ecco, allora volevo sapere Luci cosa multicolori, insomma. pensi, Guarda, cosa abbiamo è visto. sorprendente che tu proprio stasera mi faccia questa domanda, perché io ieri, l'altro ieri, aprendo a caso un libro, ecco, lo stanno inquadrando ora, sono Pensieri dei maestri orientali, Moria, Kutumi, eccetera, ben conosciuti in ambito teosofico e oltre, pensieri estrapolati dai libri che poi sono stati pubblicati. Questo è del 1937. Ad apertura di libro, proprio pochi giorni fa, ho trovato questo pensiero che voglio leggere Mi perché stai dando è una proprio una risposta. risposta, guarda, puntuale. La È breve, sincronicità. la sincronicità. Sull'Himalaya si vedono luci che, seppure osservate da molti studiosi, tuttavia restano oggetto di dubbio per l'ignorante. Anche fiamme sono state notate e toccate che non bruciano, quindi è un fuoco di diversa natura. Ed esse pure vengono considerate come parto di fantasia da chi proprio non Non vuole vuole vedere, vedere. insomma. Tutti i fenomeni luminosi basano sull'energia, ma lo si nega. Così le stelle e le faville viste da molti sono ascritte ad anormalità oculari, quindi visionarismi, no? In realtà questa interpretazione meschina è contraddetta dal fatto che furono osservate simultaneamente da molte persone, come nel vostro Nel caso, 2005. nel 2005. Ma gli uomini non usano scambiarsi informazioni circa le loro visioni e sensazioni. Ne consegue che molte cose passano inosservate, si guarda poco il cielo, forse. Quindi i lampi del pensiero sono semplici fantasie per la grande maggioranza. Eppure molti animali sono chiamati elettrici, tra cui il gallo, no? Perché preservano una notevole dose di quell'energia. Anche il gatto. Eh sì, col pelo fa le scintille. Si potrebbe ben dire altrettanto di certe persone. È forse assurdo immaginare che la loro energia possa rendersi visibile e brillante, specie quando le correnti si incrociano? Imparate a tenere gli occhi aperti e datevi la pena di osservare. Altrimenti molti fenomeni degni di nota passeranno inavvertiti. Ne Accidenti. sono un bel esempio quelle luci dell'Himalaya. Ho Hai capito? risposto? I Accidenti, no, maestri, anche perché qua veramente è è notevole il fatto che è incredibile. un Tenete libro la del camera su del 37, 36. e quindi, cioè, capito? Ecco qua. Ecco, Bene, tutto è adesso uno. tutto Connesso, andiamo. è uno. Per chi ha ascoltato e visto questo video, noi stiamo parlando con il professore, Alfredo Stirati, che è un sì. Io esperto. sono teosofo, membro della Società Teosofica Italiana, studioso di esoterismo, Mentre docente, giornalista, universitario docente. e tanti tanti libri scritti, Per immagino. ora sì, Sì. E alcuni. invece poi alla destra del professore c'è il
Maria Gabriella Lavorgna, presidentessa del Madi della Pace, con il quale ha fatto tanti viaggi, di cui insomma anche questo in Tibet che si parlava appunto. Prossimamente speriamo di poter, sarei con noi Alfredo, lo auguro, 30 viaggi. Alfredo, sì no Alfredo, aprile, maggio, perché quello è il periodo buono per l'Himalaya, quindi prevediamo un altro più viaggio. Caldo, sì, sì. No, più caldo, è il momento okay. Che cioè arrivare allora, a 3000 ringrazio, metri ringrazio tutti che hanno visto aperti. Che hanno visto questo piccolo filmato. Grazie. Andiamoci a sedere e cominciamo a vedere.